Cristian, non dovete giocare. Ti sei preso il tuo cornettone? Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Sto mangiando il cornetto. Bravo, oggi è la seconda domenica d'avvento. Io, siccome non ho la corona dell'avvento, ho acceso qua le candeline così, che tanto comunque le dobbiamo consumare, cioè noi dobbiamo tenere là per bellezza queste candeline, per prendere polvere. Comunque ho fatto i cornetti, questi qua con la cioccolata, solito latte, e facciamo colazione. Qua Jacopo Pio sta mangiando. Cristiano non l'ha voluto il cornetto, sta mangiando i biscotti. E qua c'è Vincenzo, ti vedi? Che sta suonando la fisarmonica. Vuoi mangiare? Yeah, non si gioca con il cibo. Da stamattina non ho proprio vloggato, perché comunque sempre le solite cose, cioè non abbiamo fatto niente di che. Siamo stati a casa, io mi sono dedicata al pranzo, poi ho fatto la cucina, insomma le solite cose, quindi mi sembrava tra virgolette una scocciatura fare sempre fare vlog sempre delle stesse cose. Comunque ora ci siamo preparati, andiamo bimbi, adesso mi spinge la luce di qua. Dove sta? L'ha preso papà forse? Ci siamo preparati, stiamo uscendo che Christian deve andare alla festa di compleanno dell'amichetto, e quindi ce ne stiamo andando perché è un pochino lontano. La festa è alle 5:30, sono le 5:10. Vincenzo, piacere, ma mi sono dimenticata, spegni la luce in cucina. No, di là in cucina. No, non ti dondola. Comunque, solito trucco. Aspetta, vi faccio vedere pure come sono vestita. No, aspetta, la vedete davanti un attimo, Gri. Gli stivaletti, ho messo la gonna. E poi vabbè il top, questo qua così, con sopra questa giacchettina nera. Una maglia. Non ti piace? E poi vabbè giubbotto sopra con la borsa che richiama gli stivali. E andiamo. I bimbi sono qua. Guardate Jacopo quanto è bellino con questo cappello e questo. Cristian si è voluto mettere la camicetta. Che cos'è? Cristian si è voluto mettere la camicetta. Comunque Giuseppe è andato giù a iniziare a prendere la macchina in modo da arrivare tutto al palazzo, perché madonna Vincenzo, sto parlando perché sta piovendo tantissimo. Vabbè, quindi ora lo raggiungiamo perché mi devo fermare anche un attimo Lo raggiungiamo perché mi devo fermare anche un attimo prima da mia nonna, quindi vabbè ragazzi, ci vuole una mezz'ora per arrivare, una mezz'oretta col traffico per arrivare a questa ludoteca. Bio, fai ciao. Buonasera a tutti. Stasera abbiamo portato Cristian ad una festa di compleanno. Oh, eccolo qua Bio. Ciao Bio. Bio. Stanno divertendo tantissimo, stanno in una ludoteca qui a Nocera Superiore, si stanno divertendo tantissimo proprio. Vincenzo, ecco qua, vi faccio vedere Vincenzo. Ecco qua Deborah. I bambini si stanno divertendo. Vinci! Vinci! Saluta! Ciao! No, casa, siamo stati benissimo, una super bellissima festa di compleanno, siamo stati tutti quanti veramente bene, siano i grandi e sia i piccolini, veramente una bellissima festa. Ora siamo tornati, sono le 21:30, guardate mia mamma che cosa mi ha regalato, che sta facendo lei ora. Ora la metto sul mobile, guardate la bambolina con la coroncina così di brillantini in testa, il vestitino così rosso e bianco, e sotto c'ha la campanellona grande, però ora la metto nel... è bella grande, non è piccolina, la metto sul mobile, vediamo, non so dove metterla. Cioè, non lo so, mamma, per ora la vorrei mettere qua, poi domani me la sistemo con calma. Vediamo se si mantiene dritta. No, non si mantiene, ci vorrebbe dietro più un appoggio. Guardate, guardate dove l'ho messa. Vabbè, domani la... mi vai nel letto, mamma, leggitela bene nel letto. Io mo vengo, che mi ha dato qua nonna? L'omogenizzato, coniglio, andavo a fare spesa da nonna. Poi, siccome mia zia lavora al biscottificio, biscotti e questi altri biscotti qua, le cartucce, buonissimi questi qua. Questi qua sono i biscotti che vengono male, che infatti vedete sono corti, no, adesso no, vedete, sono corti, e quindi siccome vedete qua è vuoto, siccome non li possono vendere, invece di buttarli, ecco, li prendono chi lavora là dentro. Amore, mamma, perché non li mangiamo? Che serata, allora si non ha fatto niente, se l'ho fatto tutto il video, attento, ma quel poco, perché l'hai fatto tu? Tanto si sente che l'ho fatto io. No, io le voci le devo togliere perché c'è la musica. Amore mio, comunque l'ho fatta. Ma mica te ne vai a... Ma non ci perché si chiama Brescia. Mica te ne vai a Potenza. Poi dirci sempre Brescia. Ma da Milano. Milano. Oh! Sì, è certo. Da Milano. Si parla. Come si dice, quando il diavolo ti accarezza. O le là. O cosa va trovando? No, non voglio niente. Amore mio, andiamo di là, ya. Ya, io sono stanco. Mi ha detto imbriaco. Andiamo, ya. Ya, va. Ya, è morto. Senti, ma Jacopo dorme? Va bene. Sì, mo lo cambio. No, volevo fare un attimo una cosa. Comunque oggi non ho vloggato tantissimo, perché poi, ve l'ho detto già prima di andare via, non abbiamo fatto chissà che cosa, cioè, sempre solite cose. Abbiamo mangiato normale, oggi abbiamo mangiato qui a casa, non sono andata da mia suocera. Ragazzi, la voce se n'è riscesa di nuovo, ma perché con i bimbi è impossibile che la voce torni. Veramente i bimbi mi fanno urlare tantissimo. Ci sono periodi che veramente non li sgrido né niente, e ci sono periodi che non ascoltano proprio, zero. Cosa micidiale. Comunque, niente, io sto finendo qua di sistemare delle cose. Comunque, vabbè, mo mi metto, mi finisco di fare qua, mi vado a cambiare tutto e ci vediamo dopo per i saluti, per chiudere il vlog, insomma. Uè. Quale? Ecco. Lavoro? Ma come va? Stai finendo la roba. Vabbè. Jacopo, madonna, Jacopo ancora che vuole giocare. Ma ancora che vuoi giocare tu, gioia? Jacopo, ma ancora che vuoi giocare? Io? Vieni qua. Metti vicino a papina a fanigna. Peppalline. Con peppalline. Sì, marrone. Comunque io sinceramente non mi sono manco struccata stasera. No, oh, no, papà. Ragazzi, mi scocciavo purtroppo. Che dico? Fa niente. Comunque stasera sono fatta pure lo shampoo, ne ho approfittato, in modo tale che in questi giorni sto a posto. O se ne parla verso... oggi è domenica, quindi mercoledì massimo proprio giovedì, insomma dopo 3-4 giorni massimo li devo lavare. E niente, ho condiviso già. Che fa? Uffi, uffi, uffi. Che coglionuti. Dai. Domani si rinizia la solita routine. Vabbè ragazzi, il vlog di oggi non so se è venuto. Già, lascialo. Ah, perché mi picchia a me che a papà che ti dà fastidio? Ci sei proprio... Ahia, mo picchia a me mo. La fotocamera? Ma c'ho le mani bagnate. Ahia! Oggi siamo a Biscotti pure. Pia, vedi qua che c'è. No, ti fai male. Facciamo il wrestling. Comunque vabbè, chiudiamo quel vlog perché ora ci riposiamo. Ci vediamo domani mattina in un nuovo vlog. Come sempre un super mega bacione e a domani. Ciao ragazzi. Ciao vecchietto. Ciao amore. Ciao.